Eder, Mac, Pallister. Il processo di primo grado è stato un processo non a Olinda e Rosa, ma un processo alla difesa. E tant'è vero che vennero tagliati dalla lista testi ben 50 testimoni portati alla difesa, che erano addirittura gli ufficiali dei carabinieri, gli ufficiali della Guardia di Finanza che avevano effettuato le indagini, quindi non vennero ascoltati. E oggi noi ci auguriamo, visto che la richiesta di revisione è stata accolta e si celebrerà un nuovo processo, che la Corte d'Appello di Brescia non faccia altro che ascoltare coloro, gli uomini, le donne e gli uomini che fecero quelle indagini e che potranno dire delle cose importanti e rilevanti per la risoluzione del caso. Noi naturalmente riteniamo che Olinda e Rosa siano innocenti, abbiamo allegato determinati elementi di prova nuovi e tra l'altro, come è stato detto, la nostra richiesta di revisione successiva rispetto alla richiesta del sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser e diciamo che merita evidentemente valutazione, dovrà essere valutata. Tra gli elementi nuovi, innanzitutto vorrei dire, mi lasci dire che Olinda e Rosa vengono arrestati non il 9 gennaio ma l'8 gennaio e prima di proclamarsi colpevoli loro si dichiareranno davanti ai pubblici ministeri, ci sono fiumi e fiumi di pagine e di innocenza. Il problema è che non vengono creduti e quindi l'8 gennaio il primo interrogatorio di Olinda e Rosa da parte dei pubblici ministeri finisce con delle dichiarazioni di innocenza che sono state letteralmente ignorate. Poi il 10 gennaio ritorneranno due carabinieri, ma questo è un dato diciamo certo, oggettivo, perché è riscontrato proprio dagli audio e dalle intercettazioni ambientali, e faranno ad Olindo determinate promesse, perché diranno che Olindo diceva che sua moglie non c'entrava nulla, e a un certo punto gli avrà detto che se sua moglie non c'entra nulla lui dovrà chiamare i magistrati, dirà che sua moglie non c'entra nulla, così lei tornerà a casa. Ma se dice questo significa che lui c'entra qualcosa, e da lì inizia la genesi della confessione. Inizia alle 10 di mattina del 10 gennaio con la visita di questi due carabinieri che si trattengono con Olindo per ben 4 ore, fin quando arrivano i magistrati. Olinda e Rosa in che modo hanno appreso la notizia che forse per loro c'è una nuova speranza? Da Rosa, probabilmente dai media, in TV, e poi a seguito di una telefonata che ha fatto Olindo a Rosa, anche Olindo ha saputo dell'accoglimento e quindi della fissazione del nuovo processo. Chiaramente adesso sono disillusi da tante avversità, e però questa notizia per loro è una notizia importante e quindi attendono adesso questo nuovo processo. Abdi Kais, che era residente proprio nella casa della strage, che poi venne condannato appunto per traffico di stupefacenti e che svolgeva in erba in Piazza del Mercato ed in Merone insieme alla famiglia di Azzuz. E un altro dato certo è che non solo Abdi Kais dice queste cose, ma le sue dichiarazioni sono riscontrate da un'indagine della Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza che in concomitanza con la strage monitorava i soggetti che abitavano all'interno di quella palazzina, o meglio all'interno di casa di Raffaella Castagna. E mi riferivo proprio a loro, agli ufficiali della Guardia di Finanza che fecero quelle indagini, che al processo non vennero sentiti. Ora, dice che motivo potevano avere la banda rivale a fare quella mattanza. Ne potevano avere mille, ma lì c'era un motivo particolare, perché già c'era una faida in corso e già la banda rivale aveva tentato di uccidere la famiglia di Azzuz in un'aggressione avvenuta nell'altro luogo di spaccio, Merone, dove Abdi Kais venne ferito e riuscì però a sventare un tentativo di intrusione nell'appartamento di Merone di questo gruppo rivale. Vennero feriti sia Abdi Kais sia con l'arma bianca, quindi accoltellati, Abdi Kais che il fratello di Azzuz. Lo spartiacque di questa vicenda è proprio il 20 dicembre,
quel colloquio tra il luogotenente Gallorini e Mario Frigerio. Perché, vede, la notte stessa c'era il luogotenente che si era convinto della colpevolezza di Olinda e Rosa, perché conosceva le liti condominiali. E non è corretto, cioè del tutto corretto dire che non vennero fatte le indagini o che furono a senso unico, perché inizialmente i primi giorni non furono a senso unico, perché altri inquirenti stavano abbandonando la pista propugnata dal luogotenente Gallorini e stavano andando proprio sulla pista della vendetta trasversale, perché il testimone Frigerio aveva escluso che Olindo c'entrasse con la strage. Al pubblico ministero aveva detto che il suo aggressore era un soggetto non del posto, Olivastro, e quindi gli inquirenti avevano già abbandonato la pista. Ed allora quel colloquio del 20 dicembre, che dovrà essere necessariamente attenzionato dalla Corte d'Appello di Brescia, sì, perché c'è un'apposita richiesta su quel colloquio, rindirizzerà le indagini su Olindo Romano, perché il luogotenente Gallorini annoterà che Frigerio in quel colloquio disse che il suo aggressore poteva essere l'Olindo. In realtà, cioè, l'audio lo smentisce al luogotenente. E allora noi ci chiediamo, e che abbiamo chiesto alla Corte d'Appello di Brescia, di fare chiarezza su quell'annotazione, che peraltro annotazione che non venne però nel contempo inviata da un ufficiale dei carabinieri che era lì presente, che è il capitano Beveroni, che adesso oggi, se non sbaglio, è anche colonnello, il quale, se Frigerio in quella circostanza avesse fatto la parola di Olindo, certamente avrebbe prontamente avvisato l'autorità giudiziaria. Invece non lo fece. Ciò significa che, insomma, c'è discordanza tra quanto ha sostenuto poi nell'annotazione il luogotenente Gallorini e quanto invece evidentemente non sentì il capitano Beveroni. Ora, questo è un aspetto che ha condizionato grandemente le indagini. Rosa e Olindo saranno presenti in aula l'1 marzo, non vedono l'ora che si sappia come va a finire questa storia. Al contrario, Fratelli Castagna sono disinteressati, comportamento veramente strano. Se ci sono dubbi su chi abbia ucciso i tuoi familiari, tu dovresti essere il primo a cercare di vederci chiaro. Il mio primo video in assoluto lo feci circa nel 2016-2017 sul caso e lo trovate sul canale 1. Avevo fatto presente che troppe cose non tornavano in questa vicenda, ma lasciamo stare, come sempre ho detto, il discorso della colpevolezza. Per incastrare Olinda e Rosa sono state create e manipolate delle prove. Questa è la vera gravità. Secondo me questo processo è scandaloso ed era assolutamente da annullare. Poi che Rosa e Olindo siano innocenti o colpevoli, lo si vedrà. Mille elementi depongono a loro favore, però ce ne sono tre che mi hanno sempre lasciato un minimo di perplessità. Non le solite fesserie che sentite in TV, ma cose concrete. Il giorno dopo l'omicidio di Raffaella c'era un'udienza che vedeva protagonisti proprio Rosa e Olindo contro Raffaella Castagna, in merito a un'aggressione denunciata da Raffaella Castagna che voleva da loro circa 2000 euro. Soldi che Olindo e Rosa non avevano perché avevano appena comprato il camper. Con l'omicidio di Raffaella quest'udienza saltò. Poi c'era un precedente, Rosa e Olindo avevano già staccato una volta il contatore di Raffaella Castagna. E infine, l'elemento forse più grave, Rosa e Olindo si erano già postati all'interno del portone di Raffaella Castagna con un bastone una volta, proprio per darle una bella lezione. Poi però si spense la luce e il loro piano fallì. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.